Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta tonno e Philadelphia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, carote tagliate a dadini, olio, scalogno, formaggio spalmabile tipo Philadelphia, sale, pepe, prezzemolo, pasta corta e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le carote. Il tonno, e facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Il sale, il pepe, e portiamo a ebollizione per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo la pasta. E la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. 2 minuti prima del termine della cottura fermeremo il bimby e aggiungeremo il formaggio spalmabile. Aggiungiamo il formaggio spalmabile. Mescoliamo a fondo con la spatola. E continuiamo la cottura sempre a velocità soft. La pasta è pronta, impiattiamola spolverizzando con il prezzemolo tritato. Pasta tonno e Philadelphia. Grazie e alla prossima ricetta!